Buongiorno a tutti, in questo video faremo delle prove sul funzionamento del sensore di movimento collegato con il triplo bilanciamento. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di guardare il video su come realizzare e configurare questo tipo di collegamento. Trovate il link in alto a sinistra o cliccando su questo simbolo che si trova in alto a destra. Iniziamo. Sulla sinistra abbiamo il nostro ohmmetro grafico del programma SmartLig. Sulla destra il sensore e la morsettiera del sensore. Il filo giallo è connesso al morsetto T1 e il verde al morsetto di massa della centrale. Nella parte bassa ho riportato anche i valori dei resistori R1, R2 e R3. Durante le prove vi verrà mostrato, evidenziandolo con il colore rosso, anche il percorso compiuto dalla corrente uscente dal terminale della centrale. Partiamo con il sensore a riposo. In questo stato, come peraltro viene evidenziato dal tracciato di colore rosso, l'unico resistore visto dal terminale in centrale è l'R2 di 3,9 kΩ. Infatti l'ohmmetro misura circa quel valore. Mandiamo in allarme il sensore. In questo stato l'interruttore PIR viene aperto e la corrente è costretta a transitare dal resistore R1 come percorso alternativo all'interruttore. In questo caso il terminale vede i resistori R1 e R2 in serie e l'ohmmetro rileva un valore molto vicino alla somma dei due resistori. Dopo alcuni secondi il sensore torna allo stato di riposo. I valori visti dall'ohmmetro difficilmente corrisponderanno al valore nominale dei resistori, anche a causa delle tolleranze dei resistori stessi. Ora testiamo la funzione di antimascheramento. Avviciniamo la mano alla lente del sensore. Nell'avvicinarmi ho anche mandato in allarme il sensore, facendo aprire sia l'interruttore PIR che quello di antimascheramento AL. In questo caso la corrente attraversa tutti e tre i resistori. La loro somma in serie equivale a 14,6 kΩ. Attendiamo che si chiuda l'interruttore PIR. Ora l'interruttore PIR è chiuso. E i resistori visti dal terminale sono l'R3 e l'R2. La loro somma infatti è di 10,7 kΩ. Come vedete i LED del sensore lampeggiano in modo regolare proprio per segnalare anche visivamente il mascheramento. Anche se ho mascherato per brevissimo tempo la lente e attualmente non è più presente la causa del mascheramento, il sensore permane in questo stato sino a che non rileva un movimento. Questo permette all'utente di accorgersi del tentativo di mascheramento. Mandiamo il sensore in allarme e in pochi secondi si chiuderà l'interruttore AM. Ora il sensore è ancora in allarme e tra qualche secondo andrà a riposo. Ora è tornato a riposo. Ora verifichiamo il tamper. Apriamo il coperchio del sensore. Immediatamente il sensore segnala la manomissione aprendo l'interruttore TAMP. In questo caso abbiamo l'interruzione del circuito sul terminale della centrale. Il valore di resistenza di un circuito aperto tende a infinito, anche se l'ohmmetro indica 20 kΩ, ma questo è solo un suo limite. Compiendo questa manovra il sensore ha anche rilevato il mascheramento. Attendiamo che torni a riposo. Non ci resta che provare il cortocircuito. Lungo il cavo ho sguainato i fili verde e giallo e li ho collegati insieme. Se avessi utilizzato un collegamento non bilanciato, avrei escluso questo sensore dal sistema, perché la centrale lo vedrebbe sempre a riposo. Con questo abbiamo finito e per soddisfare alle richieste di Alessio, nel prossimo video parleremo delle uscite Open Colletto. Grazie per la visione di questo video e se vi è piaciuto non dimenticate di cliccare su mi piace.